Bene, siamo qui al centro sociale Blitz con Tiziano Del Farra per questa piccola intervista per bell1più.it. Siamo qui con Tiziano, ci siamo conosciuti in questi ultimi periodi anche perché lui è venuto qui. Tempestivo in acqua, bene comune, per centraline, per questo tipo di Però storie non qua. tab, ci siamo un po' conosciuti e siamo qui con Tiziano che è diventato nel giro di pochi giorni Involontariamente famoso. involontariamente famoso per il personaggio che rappresenta insieme al suo sito uno dei più grandi attacchi censori contro la libertà di opinione e la diffusione di informazioni della storia italiana. La storia informatica italiana, la storia dei media italiani, una cosa che non si è mai vista. Sono in Cina, in Corea del Nord, in Iran, hanno tattiche del genere. È un onore, insomma, l'orgoglio italiano. Italians do it better. Siamo qui con la copia, con la notifica del tribunale con cui, dopo la querela fatta dall'onorevole Paniz, il dottor Aldo Giancotti, il GIP di Ha Belluno, ritenuto ha ritenuto di dover procedere. sequestrare il sito e bloccare l'accesso al sito vaiont.info creato Da qui da all'eternità. qui all'eternità. Allora, iniziamo subito con una domanda molto semplice per chi non avesse seguito la storia, magari avesse visto esclusivamente l'ultima vicenda. Cos'è successo? Spiegaci in breve cosa è In successo. pratica, io sono stato oggetto, io mi dedico al Vajont da testimone, avevo 6 anni all'epoca, e casualmente nel 40esimo, si parla del 2003, da disoccupato e con una macchina serva di proprietà inutilizzata, ritorno con i miei ricordi lancinanti all'epoca e scopro che c'è una grandissima ignoranza, ignoranza in senso neutro, in senso pulito. Non sai una cosa, sei ignorante, non c'è niente di offensivo. E da lì comincio appunto a raccogliere, mi sono fatto un appunto d'onore, perché noi tutti nasciamo, andiamo a quattro zampe, poi ci alziamo, prendiamo la bicicletta, prendiamo l'amorosa, ci sposiamo, facciamo tutti quanti gli stessi percorsi a livello singolo. Chi si avvicina al Vajont, io ritengo, si guarda Martinelli, si guarda Paolini, si legge la Madeleine, e poi ognuno singolo va a cercarsi la diga, i posti, eccetera, eccetera. Io quello che non ho trovato, ho visto l'evidenza, l'esigenza di quelle cose del genere, ho cercato di fare l'archivio online, gratuito per chi guarda, più completo possibile. Cioè, io ho fatto questo ragionamento qua, vado in biblioteca, trovo un libro, ne faccio una recensione e la pubblico su un libro. Trovo un libro estinto, lo scannerizzo, se ne è uno rimasto una copia o due di una sentenza, lo scannerizzo e la metto per sempre, finché dura la corrente, su internet, a disposizione di tutti, in modo che uno possa arrivare lì e spaziare su tutto quanto questa materia che è vastissima, sotto diversi profili. L'ho fatto per i miei limiti, l'ho fatto, ma per evitare a migliaia di persone di fare gli stessi passi e di ritrovarsi magari in comune in un sito di riferimento. Quello che non sono stato capace per un mucchio di motivi di fare, il comune di Longarone, né nessun'altra istituzione. Poi ho capito anche perché, trovando i reperti, chi tocca il Vajont muore dai tempi della Berlino. E la mafia che si è generata come in tutte le grandi ricostruzioni, ma il Vajont è un unicum mondiale, l'Italia del peggio che si esprime al suo meglio. E ne vediamo le tracce anche oggi. Chi tocca il Vajont inevitabilmente si scontra con questo muro di gomma. Ustica, strage di Piazza Fontana, i poteri forti, sono tutte parole senza senso. Il grigio che avvolge tutto il quadro è il grigio della diga del Vajont. Io mi sono trovato a scoprire determinate cose che mai in vita mia avrei voluto scoprire, mi è stata distrutta l'immagine dell'ordine del sindaco, della magistratura, del presidente Napolitano, che poveretto non ne sa niente ma deve essere protetto da emozioni troppo forti, e sono state insabbiate, deviate, si è messa di mezzo la diga, cose incredibili. L'ultimo atto inaudito, ma ci sta ampiamente nel Vajont, è questo atto della magistratura che per carità se l'ha fatto, aveva i sentieri, gli strumenti per farlo. Che non sia stato mai fatto prima, che l'abbia innescato Paniz, è una cosa, lasciamo perdere. Sì, una cosa incredibile, anche perché evidentemente E ci mandi in mezzo Tiziano. 206 provider che non c'entrano E niente, infatti, 1600 siti spiegavo questa azzerati. cosa a tutti quelli che stanno vedendo questo video. Tiziano deve aver toccato un nervo scoperto, perché partiamo un po' dai fatti.
La querela di Paniz e questa decisione del GIP di bloccare veramente 208 server, 226 provider, italiani che sono obbligati a imporre questo filtro, obbligati dalla legge vigente, non c'è niente. Prima volta in Italia, perché? Per una frase. Per una frase, per una frase ritenuta offensiva. La dico io, la dici tu. Dio. Se la mafia è una montagna di merda, Giuseppe Impastato, i Paniz e gli sci di Poti sono, secondo la fava, una battuta, chiaramente. I Paniz e gli sci di Poti. Da qui il pretesto per chiudere un sito che chiaramente conteneva altro oltre a quella battuta. Ma da quando è stato sequestrato nel dicembre, il primo sequestro, io ho avuto, Paniz dice miliardi di sequestri, pare che sia, non so, la prima rossa, non so, io, Jack lo squartatore, miriade, due, centinaia di ingiurie, quali? Ci sono i cattivi al mondo, vabbè cazzo, se mi fai qualche nome, centinaia di offese, ingiurie, decine di querele, sette, e una miriade di sequestri, due e mezzo con questo, che è un sequestro nel sequestro. Il primo sequestro del sito vaiont.org, perché appunto da ricercatore, non ho una vetrina di antiquariato, mi do sul libricino, il grammofono, guarda che bella questa fotografia, qua cantiamo una canzone. Tutto porta alla più grande strage di mafia di questo paese. Strage di mafia, mafia nel senso, non di coppole, mi pare, mafia nel senso che i tecnici della sale sapevano da 3 anni e mezzo che sarebbe venuta la frana. Se ne sono sbattuti e hanno portato quel macello lì. È un caso che siano morte 1900 persone, potevano morire 4000, fino al giorno precedente c'erano gli stessi alpini, i 1200 alpini che poi erano scavati il giorno dopo, erano accampati lungo il Piave e li hanno spostati la sera del 9. Un altro piccolo mistero nel mistero. Ma io, quando tu parli di mafia, so che mafia lo usi a sproposito, so che se andate a vedere nel vocabolario italiano, mafia ha organizzazione criminale siciliana e non ci piove, che vive di omertà e intimidazione, attenzione, omertà e intimidazione. B, gruppo di persone strettamente legate fra loro che fanno uso di ogni mezzo, virgola, lecito o illecito, virgola, il conseguimento dei propri interessi. Poi sono un bocciofilo, una squadra di calcio, in Mina, in fondi neri in Mina, una fabbrica, un sistema marchione, quello che vi pare, gruppo di persone strettamente legate fra loro che fanno uso di ogni mezzo, virgola, illecito o lecito, virgola, il conseguimento per interessi. Paniz è un collega, oltre che essere un avvocato, deputato e mille altre cose, è l'unico alpino astemio del mondo. Il presidente della Juventus, che è della Camera. Alpino astemio del mondo, oh signor. È anche collega di un suo cliente, Bratti, in quanto è vicepresidente onorario dell'Associazione Brunese del Mondo, osservatorio di voti, osservatorio di cene e di viaggi. Bratti Gioacchino, che ha fatto 20 anni, è uno dei miei querelanti. E è cliente di De Cesaro Pierluigi, che è il primo che mi ha querelato. Ex sindaco e oggi consigliere, ex consigliere provinciale di Belluno, che mi querela nel dicembre del 2004, per io l'ho saputo per diffamazione ovviamente, e di parte, sì, per le mie considerazioni, le mie risultanze sul Bayonet. Qua è un discorso di mafia, e è partita la querela perché ho fatto questo commento sanguinoso. Secondo me aver sfrattato e sopravvissuto in Lungarone, il sindaco del Cesaro, l'allora sindaco Pierluigi del Cesaro, è stata forse la decisione più oscena della sua giovane vita. Io l'ho presa come una ragazzata, l'ho presa come uno che non sapeva cosa stava facendo e ha fatto la cazzata. Così la pensavo. E da lì mi sono messo a scavare, ma più scavi, più merda viene fuori. E oggi ho tutt'altra. Posso fare un quadro molto più tagliente. Ma lasciamo perdere. Questa denuncia, la prima denuncia, ripeto, del 2004, ha girato per 4 diverse procure. Io sono stato diffamato, perché non sapevo niente di questo. In 4 diverse procure, la deposita a Belluno, Belluno la manda a Udine, dove abito io, Udine la manda non so perché a Ravenna, e mentre Ravenna decide che non è competente, un primo GIP prende in mano questo pacco di carte, presuntamente offensive, come questa frase di sci di Poti o Paniz, che è una battuta, e dice: sì, si vede che Del Farra è nervoso, si vede che Del Farra è incazzato, ma non c'è ingiuria, non c'è minaccia, non c'è reato, non si può fare un processo, e fanno la richiesta di opposizione, come da legge la mandano a Paniz, il quale per la prima volta, questo dà lo spessore del personaggio, è lui laureato in giurisprudenza, mi scoccia di dover
puntualizzare certe cose io. In Francia due volte l'articolo che gli impone per l'opposizione all'archiviazione di portare nuove prove e nuovi testimoni. Lui se ne frega delle prove e dei testimoni, ma per il supermercato ci aggiunge una calunnia che anche un bambino di 8 anni ha smuovuto in 3 minuti. E manda la cosa a Ravenna, che nel frattempo si scopre incompetente, e manda a Ferrara, dove risiede effettivamente il serbo del comune di Longarone, attraverso il forum del quale io avrei pesantemente ingiuriato e attaccato il sindaco, e dove un secondo GIP, che non conosce quello di Ferrara, ma studia le stesse leggi da Brenno a Lampedusa, dice: sì, si vede che da fare un po' nervoso, sì, si vede che è incazzato, ma non c'è reato, non c'è minaccia, non c'è ingiuria, non c'è. E per la seconda volta manda richiesta di archiviazione, e per la seconda volta copia e incolla Paniz, infrange per la seconda volta l'articolo che è il suo pane, l'ABC della giurisprudenza, il codice penale, lui lo infrange per la seconda volta, e per la seconda volta si attacca la famosa calunnia. Io capisco Paniz, che è un avvocato di Lazzaroni, se una persona è onesta non si rivolge a un avvocato come Paniz, deve averne combinare di sporche fino a anni. E a questo punto io giustifico Paniz, la sua parte, ma che dire di un magistrato che davanti a due distinte richieste di archiviazione forza il procedimento e lo manda avanti? Vuole fare oggi minestrone, pasta e fagioli, manca la pasta, manca i fagioli, c'è la pignata e l'acqua e sale e basta. Si faccia, lo manda in cucina, fammi la pasta e fagioli. Ma e da un mio commento in aula, io sono stato processato, ho avuto l'onore di essere processato dal giudice Francesco Maria Caruso, che prima di finire a Ferrara e chi capitasse il mio caso in mano, ha fatto per 11 anni il presidente di corte di Cassazione a Caltanissetta. Ne ha visti di morti, di squartati, di duparati, di morti bianche, e si è stupito. E dal mio commento dice: è Ferrara o Udine che ha fatto il procedimento coatto? Ferrara fa il PM Proto Nicola. Ah, allora invece di quel giorno la ricetta prevedeva dal fare al vapore, dal fare allo spirito, dal fare in umido, dal fare all'esso, dal fare alla diavola, arrivano tutto a due mesi più tardi, con grande sconcerto dell'avvocato di Paniz, che dice: ma non è trovato il meglio professionalmente che dire ma noi vediamo da Belluno. Mi ricordo sempre il video del giudice che si gira e fa: ah, allora invece che alle 8 vi chiamiamo a mezzogiorno. E da lì? Questo è il tema del Parra, che è sempre incazzato e nervoso, ma neanche le sue ragioni. Una serie di procedimenti che evidentemente ti sono andati a colpire. E anni, da lì parte secondo... Da anni che stai gestendo un po' questa battaglia legale, che in un giorno poi sta assumendo la dimensione che merita, perché l'invito che facciamo a tutti poi è di andare oltre la montagna di merda e le guide alpine. È una battuta, l'invito che facciamo è quello di visitare il sito di Tiziano, perché per noi la battaglia deve essere quella della libertà di espressione, prima di cosa, dell'informazione e soprattutto del lavoro di ricerca che un cittadino come Tiziano ha fatto con tanto amore verso la sua terra. Amore, perché di quello stiamo parlando, non stiamo parlando di altro. Tu non insulti dei poveri sfigati dentro i loro appartamenti, tu al massimo fai delle battute, dei commenti e dai dei giudizi su persone che comunque sono persone pubbliche, che ne hanno fatti due colori. Aspetta che spieghiamo prima come arrivare al tuo sito, perché diciamolo a tutti: se voi provate, mentre guardate questo video, aprirvi una finestra, entrare su bayonti.info, troverete una pagina bianca, uno stop, perché appunto è arrivata. La rete vi mostra una pagina farlocca. È arrivata questo decreto. Per poter vedere come è fatto il resto del mondo, ci sono dei servizi web che si chiamano servizi proxy. Ve ne diamo uno semplice, una modalità semplice che poi troverete su Belluno+, sul Facebook nostro, sul Facebook di Tiziano, che vi invitiamo a diventare amici e vedere, perché ci sono molte cose nella mia pagina di Facebook che non sono nel Bayonti. Sì, le cose più immediate, così. Allora, la cosa che potete fare è digitare anonymouse. .org, che poi verrà in sovrimpressione sotto, infatti, bravo, e digitarci dentro bayonti.info. In questa maniera, passando per il filtro con degli strumenti normali, non è hackeraggio, sono dei servizi previsti dalla rete, perché chiaramente il web è ingestibile, è uno spazio che materialmente è difficile gestire per qualsiasi GIP, per fortuna. Sì, e italiani. Italiano, un GIP di un paese civile difficilmente avrebbe applicato
una tattica del genere. Però la cosa interessante è che sia Paniz che questo Jeep stanno facendo una battaglia a una cosa che non riusciranno a vincere, cioè una libertà di espressione che adesso è a portata di mouse, del nostro mouse. Non siamo più in tempi del Berlino in cui l'80% della popolazione italiana è storia, era analfabeta. Infatti tutti abbiamo il web e questi qua sono strumenti totalmente legali, ma anche se non lo fossero, quindi continuo lo stesso a farlo, per visitare e vedere i contributi, per cui capire come uno degli onorevoli più pagati d'Italia, avvocato di Berlusconi... E più sopravvalutati, vi assicuro. Però, mi assumo ogni responsabilità. Il problema e soprattutto diventato famoso per aver difeso la nipotina di Mubarak, bisogna capire perché un personaggio di tale importanza fa delle querelle nei confronti di Tiziano Alfaro, un cittadino che ha fatto solo dell'informazione. Forse perché solo crimine. Posso dimostrare che Paniz è un delinquente perché ha infranto degli articoli di legge che è tenuto. Forse quello è il rischio, infatti la cosa che invitiamo tutti a fare è di andare a vedere, valutate con le vostre menti quello che Tiziano D'Alfara scrive, valutate se quella frase... Non fermatevi agli insulti, io non sto insultando, questo per dire è un portazucchero, questo è un cellulare, quello è un delinquente, questo è un tavolo, questa è una videocamera, questo è un opuscolo, questo è un libro, questo è uno scarpone, quello è un mafioso, non è un insulto, una matita... secondo Pani, dove prendo il vocabolario, e se togliamo via tutte le parole brutto, sporco, repellente, eccetera, rimane birichino, ninino, 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 ma ancora sono convinto che non gli basta, capito? Ma vaffanculo. La cosa interessante è stata anche quello che è successo dopo, perché l'incredibile reazione della rete si è materializzata in una cosa bellissima. Emozionante. Ieri sera il Blitz era aperto, c'era una serata, noi come home page sulla nostra TV abbiamo avuto tutta la sera quella bellissima schermata con la maschera di V per Vendetta e la scritta di Anonymous, perché va detto che la cosa per cui ha preso una dimensione anche globale questa questione di libertà del web si è materializzata poi nel fatto che Anonymous ha colpito in maniera violenta. Si è alzato perché la battaglia è giusta e va combattuta da tutti, anche da queste forme. Con questo direi chiudiamo questa intervista a Tiziano, adesso stiamo pensando di poter fare anche una serata pubblica in cui lasciare dello spazio a Tiziano con una lavagna, che è il suo unico strumento di battaglia. Marco Paolini nel 97 è stato bravissimo a fare la storia di 6 anni di progetto di Vaillant in 3 ore. Io che devo spiegare 48 anni e le porcate, avrò bisogno di qualche puntata. Ma noi ti ospiteremo, saremo sicuramente un punto dove puoi appoggiare. Nel frattempo succedono queste cose assurde, avvocati della rete che hanno una reputazione incredibile, sono esperti di sicurezza e consulenti di governo tipo Guido Scorza e Fulvio Sarzana, che adesso sta curando appunto l'esigenza dei 206 provider come categoria, si è offerto di dare una mano. Non ho mai visto una cosa del genere, ripeto, siamo a livello di Iran, Cina, Corea del Nord, solo noi italiani, in nessun altro stato è stato messo in atto uno scuramento del genere, uno scuramento che non fa male a 1686 siti che corrispondono al numero che dall'Italia non si può vedere, i siti continuano normalmente, è che l'italiano avrà 1686 occasioni di meno di libertà, di informazione. Infatti l'unica cosa che possiamo lasciare tutti, secondo me è la cosa che ieri Anonymous gli ha scritto sul sito, noi non dimentichiamo. Ciao a tutti. Nemmeno noi. Ciao a tutti. Ciao.